Ostano da un paio di mesi. Quindi ben arrivato. Ufficialmente Ostano e Valdostano. Sì, sì. Quindi, ecco, questa doppia presentazione, quindi quella esatto. del libro e anche quella stessa dell'autore. Allora, iniziamo subito dal libro, che tu sei, sì, l'autore di questo libro, però sei tante altre cose. Quindi iniziamo da questo per poi raccontarci raccontarci un po' di cose che ti riguardano. Volentieri. Come nasce l'idea di questo libro? Allora, l'idea di questo libro nasce da molti anni prima di riuscire ad avere in mano l'oggetto che hai in mano tu in questo momento. Intanto, grazie a tutti per essere qua, grazie anche a Brivio per l'invito e a Cecilio, ovviamente, che è stata veramente la persona che ha fatto di tutto per organizzare questa sera. Sono molto emozionato, quindi sono molto contento di essere qua innanzitutto. Il libro nasce da un'esigenza, quella che ho sentito a un certo punto del mio percorso, dei miei viaggi in Africa, di dover mettere nero su bianco tutta una serie di esperienze ed emozioni che avevo vissuto e sentivo di dover imprimere in qualche modo su carta. No? Quindi non mi definisco uno scrittore, però insomma, in questo caso mi sono cimentato, ma nasce proprio veramente dall'esigenza di dover prendere tutta una serie di esperienze, doverle proprio fissare nel tempo e dover soprattutto fissare un linguaggio. Questa è una cosa molto importante, perché io sono partito per la Tanzania, questo poi all'inizio della mia storia, quando avevo 17 anni, nel lontanissimo 2006, e già pochi anni dopo mi ero ritrovato ad aver vissuto delle cose veramente importanti per la mia vita, che di solito una persona di quell'età è difficile, insomma, che viva. E quindi ho proprio cominciato a scrivere come esercizio mentale di fermare non solo un aneddoto, ma anche il linguaggio che lo raccontasse quell'aneddoto. Perché crescendo il linguaggio cambia, vediamo le esperienze che abbiamo vissuto con occhi diversi. No? Mi viene da dire, com'è che viene a un 17enne di prendere e partire per la Tanzania? Anche perché non è che sei partito, io leggendo il libro ho letto la storia di come è nata un po' l'idea, insomma, hai fatto un po' di domande in giro con varie organizzazioni e alla fine sei partito. Però questo viaggio con la cugina, cioè siete partiti un po' così, insomma, senza sapere esattamente che cosa sareste andati a fare. A caso, siamo partiti proprio a caso. Esatto. Anno. Ma non solo quello, insomma. Mi ero trovato in una piccola crisi, diciamo così, durante la quarta liceo e sentivo di aver voglia di fare qualcosa di profondamente diverso per l'estate, di vivere per l'estate in modo diverso, di trovare qualcosa per cominciare a misurarmi col mondo al di fuori della scuola e mettere in gioco le mie capacità. Volevo proprio confrontarmi con la vita. E si cercano orizzonti lontani, perché da giovani più sono lontani gli orizzonti, più sembrano affascinanti probabilmente. Quindi per tutta una serie di motivi, di storie nella nostra famiglia, visto che nostra nonna ha vissuto in Africa tanti anni e mia mamma e la mamma di mia cugina sono nate in realtà in Africa, c'è stata questa grandissima voglia di ritornare e andare a misurarsi con un'esperienza di volontariato. E appunto ho voluto cercare di mettere nelle prime pagine del libro proprio la voce di me, di Michele, 17enne, che vuole partire, no? E ho cercato di raccontare moltissimo anche di tutti gli errori che ho fatto. Gli errori di valutazione, per esempio, perché a 17 anni, sì, c'era questa grandissima noia nei banchi di scuola, quindi questo sogno di partire per l'Africa rappresenta veramente una sfida strepitosa che, riassunta in poche parole, significava andare a salvare il mondo. No? Mai errore più grande di questo, ovviamente, però a quell'età uno ci crede anche. No? Ma in realtà, cioè, oltretutto il tuo libro si intitola Una buona idea. In realtà sei arrivato lì e dopo poche settimane tu hai già avuto la prima buona idea da realizzare e da mettere in pratica. E oggettivamente, se uno pensa all'età che avevate tu e tua cugina, giovanissimi, in un paese totalmente diverso da tutto ciò a cui eravate abituati fino a poche settimane prima, perché non era passato neanche un mese e l'idea di fare qualcosa era già venuta, sì. E allo stesso tempo siete stati comunque ascoltati, la vostra idea hanno cercato di metterla effettivamente in pratica. Non è anche una cosa così scontata avere qualcuno che ti dia retta a 17 anni
per mettere in piedi un qualcosa di grande. Poi, ovvio, come tantissime cose, non sempre poi vanno a finire come uno vorrebbe. Però già ma quello fa parte... Esatto, fa parte della vita. Però comunque, certo, già essere ascoltati, secondo me, è stata anche una cosa molto positiva per non demoralizzarsi fin da subito. È stato effettivamente così oppure no? Beh, sì, all'inizio è stato uno schiaffo in faccia fortissimo, no? Perché appunto eravamo partiti con l'idea estremamente sciocca di... Non lo dicevamo ad alta voce, però c'era questa idea comunque di noi che andiamo a portare un aiuto, no? E questa idea si è sgretolata immediatamente, non appena probabilmente l'aereo ha toccato terra. Abbiamo capito di essere arrivati in un mondo, in un contesto non solo completamente strano, ma che neanche sapevamo leggere, neanche potevamo comprendere, no? La cosa che racconto che fa molto ridere, siamo partiti a luglio, quindi convinti di andare a trovare un caldo incredibile a luglio d'estate, non pensando che essendo sotto l'equatore è inverno, faceva un freddo pazzesco. Quindi... Beh, però sei maniche corte in Valle d'Aosta d'inverno, esatto, quindi non penso tu abbia patito molto. Però fa ridere che volevamo andare a salvare il mondo, non avevamo neanche capito in quale stagione fossimo, no? Però sì, piano piano è nato proprio un dialogo con le persone che abbiamo incontrato in questa piccola associazione, che aveva appunto questa, una scuoletta, un dopo scuola per i bambini orfani fondamentalmente. Ed è nata un'idea veramente bella, quella di capire che la vera necessità non era solo sostenere i bambini, ma sostenere le famiglie che avevano preso in adozione, che avevano preso in adozione i bambini fondamentalmente. E quindi era nato proprio un piccolo progetto economico, no? E quello che dicevi tu prima, sì, è strano che comunque vengano queste idee, vengano, però l'idea di mettersi in gioco col mondo stava funzionando, cioè mi sentivo veramente nel posto giusto dove finalmente esprimere le proprie idee, no? E ci sono dei ragazzini che sono molto portati per l'arte, altri che sono molto portati per la musica, lo riconosci quando prendono le bacchette della batteria e anche se non hanno studiato, hanno una capacità, che dici, cavolo, hai ritmo, sei bravo, no? Io lì mi trovavo comunque nel contesto giusto e quindi ero bello forte nel proporre cose, nel proporre idee. Sì, e allo stesso tempo anche molto senso pratico, perché zappa in mano e si lavorava pur non sapendo magari come costruire, effettivamente in questo caso stavate costruendo degli orti e l'idea era anche quella di fare poi un pollaio eccetera, però a me dicessero metti in piedi un orto, per quanto uno può avere due fiori in giardino, non è che proprio ti metti lì e zappi la terra così facilmente, anche perché immagino che la terra della Tanzania sia leggermente più dura e secca e arida rispetto alla nostra. Così è intuito. Estremamente. Ma vedi, la cosa furba, ovviamente, la prima buona idea, quando si vuole cercare di aiutare qualcuno, e l'ho imparato proprio la prima esperienza di tanti anni fa, sta proprio nel fatto di imparare a stare zitti e ad ascoltare chi si vuole aiutare. È ovvio che io non sono assolutamente capace né a lavorare la terra, né non conosco le dinamiche dell'orto, delle coltivazioni, figurati, sarei sciocco a cercare di portare le mie idee, no? E lì è bastato, tra virgolette, chiedere invece alle persone che stavo incontrando. Quindi dire, io ci ho messo l'idea di sviluppare un progetto economico, però ho detto, da cosa partiamo? Sono loro che mi hanno detto partiamo da te. Della difficoltà anche di riuscire a mettere in pratica delle buone idee senza prima ascoltare chi quel territorio lo vive, che in parte è stata forse la prima grossa delusione che ti ha portato poi a riflettere e a capire, certo, che è importantissimo ascoltare chi in quel territorio c'è nato, c'è vissuto, lo vive quotidianamente, perché comunque tu ti spostavi lì nei mesi estivi quando avevi ovviamente le pause scolastiche / universitarie. E quindi la necessità proprio di ascoltare. Qual è la necessità in questi paesi, quando noi abbiamo tutti nell'immaginario un po' collettivo veramente di andare lì, salvare il mondo e imporre un po' il nostro sistema? Invece l'essere lì e ascoltare gli altri e capire effettivamente come quel territorio è vissuto, chi lo vive e tutto quello che è il contesto e l'ambiente, quanto sia invece necessario. Sì, c'è una regola d'oro che io vorrei che tutti quelli che si avvicinano al mondo della cooperazione si tatuassero addosso, no? Che è proprio shut up and listen, cioè stai zitto e ascolta. E questo è estremamente importante, perché troppo spesso partiamo in realtà con la presunzione di sapere già di che cosa hanno bisogno le persone. Quindi c'è qualcosa di estremamente egoistico nell'andare a fare del bene. C'è sempre un aspetto egoistico, c'è la parte
altruistica e la parte egoistica, e vanno bene nella misura in cui queste due anime si bilanciano, no? Però troppo spesso invece prevale soltanto l'aspetto egoistico, no? C'è un aneddoto a cui sono molto affezionato, è una storia vera di una organizzazione non governativa italiana abbastanza importante che lavorava in Zambia, nella valle del fiume Zambesi. Già ti ho spoilerato un po' questa storia. Italiani, grandi lavoratori, vanno in Zambia, nella valle del fiume Zambesi, a insegnare agli abitanti come fare gli orti e le coltivazioni, perché incredibilmente in una valle così florida, così ricca, non venivano coltivate le verdure. E questa cosa per gli italiani era impossibile. Quindi importano i semi dei meravigliosi pomodori italiani, che in Italia nascono grossi così, in Zambia sono nate delle bistecche grosse così, meravigliose. Dopo qualche mese hanno detto: avete visto come era facile produrre i pomodori, avete visto? Una notte dal fiume Zambesi sono usciti un centinaio di ippopotami e hanno mangiato tutti i pomodori che c'erano. E gli italiani hanno detto: mamma mia, gli ippopotami, perché non ce l'avete detto? E la popolazione ha risposto: non ce l'avete detto. Banalmente. E questo è un aneddoto che sono affezionatissimo, perché è così, no? E ovviamente anche noi 17enni, 18enni siamo arrivati con un entusiasmo incredibile. Abbiamo preso questi primi schiaffi, no, in faccia, dovuti dal fatto che comunque volevamo imporre un'idea, si è sgretolati immediatamente, ma ci siamo messi piano piano, abbiamo capito che per riuscire veramente a trovare il modo di dare una mano, dovevamo partire dalle basi, dalle basi, dalle basi. E siamo arrivati un giorno a dire: cosa possiamo fare per darvi soltanto una mano, un piccolo aiuto? Ecco, c'è una cosa che ci tengo a dire. In realtà nella testa di noi ragazzini, di 17enni, c'era una voglia vera, non era tanto quella di salvare il mondo, ma quell'età era la voglia di sentirsi indispensabili. Perché non ci si sente quasi mai indispensabili, e sarebbe bellissimo potersi sentire indispensabili. E quindi fondamentalmente eravamo arrivati lì con quell'idea, e ci siamo scoperti sulla nostra pelle che invece nessuno è indispensabile, e che se ci fossimo aspettati di sentirci indispensabili ci saremmo rovinati completamente quell'esperienza. E quindi siamo partiti dall'opposto. Abbiamo chiesto: possiamo almeno essere utili? Ecco, mi viene da dire, secondo viaggio, passiamo al secondo viaggio, sì, in Africa, così... Sono stati 20, sì. Non so quanto tempo avete. No, ma facciamo i primi, poi arriviamo anche all'epoca contemporanea. E quando sei tornato, in realtà, poi hai visto, purtroppo, il tuo progetto... Non ha avuto l'esito sperato, però questo non ti ha demotivato, nel senso che posto nuovo, villaggi nuovi, idea nuova, e questa volta hai imparato dagli errori precedenti, quindi ti sei messo ovviamente come primo obiettivo quello dell'ascolto e di capire di che cosa avessero effettivamente bisogno. E quindi da lì fondamentalmente è partita poi tutto quello che è stato il grosso progetto, la grande idea che hai realizzato, anzi avete realizzato, parlo al plurale, certo, per essere corretta, come hai spiegato giustamente nel libro, e da lì nasce, si sono messe giù le fondamenta un po' sia della, certo, scuola, ma anche di UAID. Anche di un'idea nuova. Esatto, ci vuoi raccontare che cos'è UAID? Guarda, prima di partire da UAID nasce da un fallimento grande, che è quello di cui stiamo parlando. Quindi questo primo progetto, un po' acerbo, ma fatto con tantissima buona volontà, frana davanti ai nostri occhi, no? In particolar modo torno l'anno successivo in Tanzania aspettandomi di trovare il nostro orto, il nostro pollaio, invece trovo tutta terra bruciata nel vero senso della parola. E questa cosa mi mortifica tantissimo, no? Ci eravamo affidati in tutti i sensi a questa organizzazione, a questa associazione, che poi era la stessa che mi aveva accolto, che aveva preso la nostra idea e l'aveva comunque stravolta completamente, fino a decidere di abbandonarla quando avevano scoperto che fondamentalmente l'idea non fosse particolarmente remunerativa per le loro casse, no? E mi ricordo che avevano usato le nostre foto, avevano addirittura sbagliato il nome del progetto sul loro giornalino mensile dove facevano le pubblicazioni, no? E la prima cosa che mi ricordo, che mi dava fastidio già dall'inizio, era il linguaggio che loro utilizzavano con le persone a casa. Mi sembrava che invece di utilizzare un linguaggio autentico con le persone a casa, si utilizzasse questo linguaggio pieno di pietismo, per cercare un po' di ammorbidire il donatore in modo che sganci un po' di più, eccetera. Era una cosa che non mi rappresentava per nulla
perché avevamo una buona idea. Noi volevamo raccontarla a tutti quanti, più che altro per cercare collaboratori in quell'idea, non soltanto donatori, non solo gente che apre il portafoglio, no? Quindi quando torno e trovo tutto bruciato, quello è stato un po' un momento, come si chiama, come il film dove uno perde il treno, Sliding Doors, no? Perché lì c'erano due possibilità: abbandonare tutto, tornare a casa e lamentarsi che il mondo della cooperazione non funziona, è brutto, è cattivo, eccetera. Adoro lamentarmi, quindi sarebbe stata un'ottima strada. Oppure invece quella di continuare, però di cercare un altro metodo per portare un aiuto. E da quel momento lì decidiamo una cosa molto importante, che nessuno mai avrebbe parlato a nome nostro e che non avremmo mai più avuto un filtro tra noi e le persone che volevamo aiutare. Quindi UAID innanzitutto nasce da questa esperienza, da questo fallimento. Decidiamo di andare avanti, decidiamo di proseguire il nostro tempo in Tanzania. In realtà comincio a viaggiare tanto, comincio a muovermi senza uno scopo particolare, se non quello di conoscere di più quella cultura. Quindi imparo la lingua, cerco di muovermi il più possibile, conoscere più persone possibile. E capito appunto in un villaggio, ospite di un piccolo convento, dove pensavo di fermarmi pochi giorni. E lì nasce appunto questa storia molto bella, perché pian piano comincio a giocare con i bambini che mi portano verso le loro case, le loro capanne, comincio a entrare in contatto con la popolazione locale, che all'inizio è estremamente diffidente, ovviamente, no? Mi ricordo che la prima domanda che mi hanno fatto è stata: per chi lavori? E io ho detto: non lavoro per nessuno, sono Michele, piacere, vengo da Tortona. E ovviamente c'era un po' di scetticismo, dicevo: no, ma come? Ma tutti gli occidentali lavorano per qualcuno? Dico: no, non lavoro per nessuno, assolutamente. Decido di passare del tempo con queste persone e comincio a entrare un po' in contatto con quelle che sono le dinamiche di questo piccolo villaggio, ovviamente, no? E scopro che i bambini, appunto, al mattino, quando dicono andare a scuola, intendono andare a vivere in una capanna che sta crollando, seduti per terra, sulla terra, in una condizione, come potete immaginare, di povertà, di indigenza totale, no? Niente di nuovo, niente di sorprendente, ovviamente, no? Però un giorno gli abitanti, come dire, i genitori dei bambini, mi portano a vedere in un campo la produzione di mattoni. Avevano prodotto a mano 20.000 mattoni, si fanno in un modo molto bello come vengono realizzati i mattoni in quella parte di Africa, no? E mi portano a vedere i mattoni e dicono che quelli sono i mattoni che sarebbero serviti per la futura scuola. Però purtroppo la scuola non si fa di solo i mattoni, quindi mancavano cemento, travi, lamiere, tubi e tutta una serie di altri materiali. E in quel momento lì avevo 20 anni, no? E mi sono fatto una domanda molto importante. Cioè, quando ho visto quei bambini mi è dispiaciuto per loro, però lì per lì ho detto: beh, mi dispiace per loro, ma questo non è assolutamente un problema mio. Non è in nessun modo un problema mio. Io non posso fare nulla per aiutare questi bambini. Ci sono milioni di altri bambini nel mondo, nelle stesse identiche condizioni. Chissà perché dovrei aiutare loro. Quindi ciao e grazie. E quando faccio questo ragionamento sento qualcosa però che frulla dentro, che dà fastidio, no? Non fosse altro che mi sono detto: cavoli, sono 2 anni che cerchiamo un metodo per portare un aiuto che non dipende esclusivamente dai soldi, e nel momento in cui c'è una piccola possibilità di provare a dare una mano in modo diverso, ti tiro indietro. Allora cerco nelle mie teste di fare la prova del 9, dire: beh, ma io non posso aiutare queste persone, non c'è nulla che io possa fare per aiutarle. Perché io non posso fare niente per loro. E dico: ma è proprio vero che non posso fare niente? Ho provato a ribaltare la domanda del chissà perché dovrei aiutare proprio loro nel chissà perché non dovrei aiutare proprio loro. Così ho cominciato a pensare a tutto quello che avrei potuto fare. Muratore? Non sono capace. Ingegnere? Non sono capace. Un progetto? Non lo so fare. Soldi? Non ne ho. Non so tagliare la legna. Non so fare niente. Completamente incapace. Sapevo zappare. E basta. E a un certo punto però mi è venuta in mente una competenza che io possiedo, che ognuno di noi possiede, che in quel caso sarebbe potuto tornare utile. E cioè raccontare. Poi adoro raccontare. E quindi ho detto: cavolo, la buona idea in questo caso è quella degli abitanti del villaggio, che sono pronti a lavorare con le loro mani per costruire un futuro per i loro figli, no? Questa è una buona idea e forse merita di essere raccontata. Così decido appunto di raccontare questa esperienza a tutti i miei amici a casa, lanciando a loro volta la stessa domanda e dicendogli:
io ho capito che la mia capacità che potevo condividere era la narrazione, il racconto. Chiedetevi anche voi quale delle vostre capacità potrebbe tornare utile. È chiaro che l'obiettivo finale è raccogliere un po' di soldi per comprare dei materiali. Però serve un progetto, serve supporto e per esempio serve organizzare degli eventi per raccogliere fondi, ovviamente. E lancio un'idea, lancio una chiamata. Ho dovuto, per lanciare questa cosa, ho dovuto prendere un altro, posso andare in città a trovare un internet point, che comunque parliamo del 2008, il livello tecnologico è cambiato in modo drastico. Quindi lancio questa idea e poi torno offline, per così dire, torno nel villaggio con gli abitanti. E lì quello che non so è che a casa qualcosa si è mosso. Parecchio. È arrivata anche la famosa telefonata di tua mamma, esatto. Che ti comunicava appunto una grande mobilitazione in giro per l'Italia proprio per portare avanti questa tua idea, questo tuo progetto che si è realizzato. Sì, diciamo che quell'idea ci è un po' scappata di mano. No? Quindi oggi si parla di diventare virale, no? Al tempo non si usava propriamente questa parola, però è andata così, quindi... me ne sono tornato nel villaggio senza sapere esattamente che cosa aspettarmi e in Italia invece stava succedendo assolutamente di tutto. Quindi... Ma tu mi hai parlato appunto di... ho letto, mi hai parlato dei tuoi tanti viaggi in Africa, però c'è anche un Michele che lavora tanto in Italia. Quindi in Africa tanti progetti, è nato UAID è diventato un progetto enorme, ma in Italia Michele che cosa fa? Cosa fa? Che cosa fa in Italia? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, più facile parlare di Africa, più semplice. Molto, molto più facile, sì, esatto. Ma in Italia per tanti anni il lavoro comunque è stato quello di raccontare dei progetti di UAID e soprattutto la cosa più bella è stato quello di comunicare questa storia ai giovani e alle altre persone che avevano 16, 17, 18 anni che erano i bambini di scuola. Quindi una grandissima parte della vita di Michele italiano è passata proprio parlando e raccontando ai ragazzi. Questa è la prima volta che ne parli in Valle d'Aosta, cioè, sì. Diciamola questa cosa. E forse era l'unica regione italiana che mi mancava, a parte il Molise che ovviamente non esiste. Ovvio, non so cosa dire. Scherzo. Sì. E ho visitato e incontrato i giovani in più di 300 istituti in tutta Italia nell'arco di 10 anni, diciamo, quindi veramente migliaia di giovani e anche in progetti più strutturati, appunto ho fatto tantissimi progetti di politiche giovanili e c'è un grande sogno che ancora non si riesce a realizzare, cioè io per mettermi alla prova quando avevo 17 anni sono salito su un aereo con mia cugina, ci siamo catapultati dall'altra parte del mondo, cosa non facile, cosa anche non facilmente replicabile. No? E ho scoperto, a suon di schiaffi, come dicevamo, ma anche a suon di grandi rischi, che il mondo in cui io volevo giocare era quello della cooperazione, quello dove volevo mettermi a disposizione. Ci sono in realtà migliaia di altri giovani che sono pieni di idee, buona volontà, eccetera, a cui manca però la motivazione, la spinta, perché è difficile, è terribilmente difficile prendere delle decisioni e capire dove si vuole andare, no? E c'è il grandissimo rischio non di prendere decisioni sbagliate, ma di non prenderle, che è la cosa peggiore. Sì, io sogno il rischio del fallimento si può mettere in conto, però bisogna anche partire, cioè non si può sbagliare se non si parte anche. Sì, esatto. Io sogno che ci sia, sogno, quello che ho cercato di fare in tutti i progetti con i giovani è stato quello di dare un po' un assaggio di quell'esperienza anche in Italia, cioè di lavorare sulle proprie motivazioni, sulle proprie capacità, capire su che cosa si vuole crescere, su che cosa si vuole migliorare. Qual è il progetto che ti ha dato più soddisfazione tra quelli che hai fatto? Ce ne sono stati tanti. Guarda, mi piacerebbe parlare dell'ultimo. Mm-hmm. Perché è stato... ogni volta ci siamo posti un obiettivo sempre più grande. No? È strano e difficile raccontare la storia di UAID, perché la si può raccontare in due modi. O una lista di insuccessi incredibili, oppure una lista di successi incredibili. E tra l'altro le due liste sono perfettamente interconnesse, quindi sono state delle super montagne russe. Ogni volta ci siamo posti dei risultati che ci sembravano impossibili ed erano oggettivamente irrealizzabili,
e li abbiamo sempre realizzati, no? Non perché siamo bravi noi ovviamente, ma perché sono state brave le persone che abbiamo coinvolto. L'idea di fondo di tutto, che forse non l'abbiamo esplicitata così tanto bene, o forse sì, ma mi ripeto, è stata proprio questa, cioè la grande differenza, i grandi pilastri di questa idea sono stati ascoltare gli abitanti del villaggio partire da una loro richiesta e mai partire da una nostra richiesta, chiedere alle persone a casa di partecipare con le loro competenze prima che con i loro soldi o con il loro portafoglio e cercare appunto di trovare in tutti la chiave per partecipare. No? Questa è stata, questo forse è stato l'aspetto più bello. Ci sono, la storia di UAID italiana è bellissima e racconta di tutte quelle centinaia di eventi strani, diversi, che sono stati organizzati. Ne racconto qualcuno nel libro, forse, e ci sono molto affezionato. E cosa stavo dicendo? L'ultimo progetto che hai fatto. Esatto. Sono attenta. Ti sto ascoltando. L'ultimo progetto è stato veramente complicato, appunto, ci siamo posti un obiettivo veramente grande, veramente difficile, ma perché abbiamo raccolto da una popolazione una richiesta veramente forte di andare a costruire in Sud Kivu, appunto una regione della Repubblica Democratica del Congo, una regione in guerra, una scuola per cercare di togliere i bambini, di togliere ai bambini la possibilità di diventare bambini soldati. Conoscevo poco del Sud Kivu, ci siamo ovviamente informati, è una delle zone più disastrate, non in questo momento, negli ultimi 50 anni perlomeno, per tantissimi motivi diversi che magari già conoscete. E, non so, la Tanzania in confronto è un paradiso. Cioè, è difficile descrivere cosa significa la mancanza di tutto. In uno dei luoghi più finanziati della Terra dal punto di vista della cooperazione internazionale. È una delle regioni più finanziate in cui non ci sono tubi per l'acqua, non ci sono infrastrutture di nessun tipo proprio. È stato veramente uno shock. E quindi abbiamo raccolto la proposta degli abitanti e abbiamo deciso insieme di cominciare a costruire questa scuola, che è diventata, insomma, il progetto è diventato abbastanza grande, una scuola per 300 bambini con un costo veramente proibitivo, nonostante il metodo di lavoro di UAID poi sia un metodo di lavoro molto economico, perché noi siamo lì fisicamente a lavorare con queste, con le mani, però comunque i costi sono tanti, sono alti, sono grandi. Ed è stato anche il progetto sicuramente più complicato. No? Però l'abbiamo cominciato con una spinta veramente forte, in questo caso spinta è il termine giusto, perché i primi a credere fortemente in questo progetto, forse ancora prima di noi, sono stati quelli dell'Agenzia Spaziale Europea, quelli dell'ESA. L'ESA ha un ufficio umanitario veramente forte, sono venuti a conoscenza del progetto, sono stato a fare una conferenza a Darmstadt, nella sede, e hanno deciso appunto di darci una piccola parte di finanziamento, un 5.000 euro, per dire dai, partite, no? Anche se sudavo freddo ovviamente, perché quei 5.000 euro volevano dire sì, il progetto parte, però volevano anche dire che bisogna raccoglierne tanti altri, aggiungendo almeno uno zero, no? Più o meno. Però ecco, siamo partiti senza nessuna certezza, solo con quei 5.000 euro, più un altro po' di fondi che avevamo raccolto. Abbiamo cominciato nel luglio del 2019 a scavare le fondamenta, no? E di nuovo ci siamo detti, cominciamo con le fondamenta e poi vediamo cosa succede, dove arriviamo. Ma parallelamente al lavoro degli scavi e delle fondamenta, questa volta sì che la tecnologia ci ha aiutato, comunicavamo con tutti gli amici a casa, ovviamente, con tutti i membri, con tutti i supporter di UAID, cercando di raccontare proprio, ecco il racconto che torna, la quotidianità dei nostri lavori, la vita del cantiere, la vita del villaggio, cercando di trasmettere proprio senza fronzoli le cose così come stavano succedendo, come si stavano svolgendo. Una sorta di diario quasi. Anche. Un diario che poi tra l'altro mi sembra l'unico modo furbo per utilizzare i social, no? Quindi cercare di usarli come veicolo di idee positive, ovviamente. No? Cioè, sarebbe un arricchimento stupendo, secondo me, se tutti li usassero in questo modo, o se tutti noi avessimo la pazienza di usarli in questo modo, invece poi io
posto, non so, altra roba. Però è stato bello perché eravamo in quel momento, ero l'unico membro di Wave in loco all'inizio, però mi sentivo veramente insieme a una grandissima rete di persone che da casa supportavano. E c'è stata è successa una cosa bella, ecco, un'altra buona idea, per così dire. Scavando le fondamenta poi si comincia a riempire con le pietre, no? Che diventano proprio le pietre di fondazione. Ecco, in quelle settimane tante persone avevano cominciato a fare delle donazioni per sostenere il progetto. E a me era sembrato doveroso far capire a queste persone attraverso un gesto simbolico che il loro sostegno, il loro supporto era veramente qualcosa di importante. Non era soltanto una donazione, ma stavano veramente costruendo un piccolo pezzo di futuro per quei bambini. Non stavamo salvando la vita a nessuno, però stavamo provando a fare qualcosa di concreto. E allora la metafora migliore che mi è venuta in mente era quella di scrivere i nomi di queste persone sui sassi che erano dentro le fondamenta o che stavamo per appoggiare e di mandare questa foto a casa per dire grazie, siete qua anche voi, no? Siete qua nelle fondamenta. E ovviamente era bello inviare questa foto ed era bello riceverlo, quindi molte persone condividevano sui social queste pietre, no? Che hanno cominciato a diventare le U8 Stones, no? O le U8 Rocks, non mi ricordo come. E quindi è stato un po' un circolo virtuoso in questo senso. Quindi altre persone si sono avvicinate, hanno conosciuto il progetto, hanno cominciato a partecipare, a organizzare eventi, a donare. Ed è stata proprio un'escalation bellissima. A tal punto che quando abbiamo terminato le fondamenta, ci siamo resi conto che avevamo abbastanza soldi per cominciare a costruire i muri. E mentre abbiamo cominciato a costruire i muri, abbiamo aperto la campagna di raccolta fondi per costruire il tetto. E quando siamo appunto tornati nel dicembre, novembre, dicembre, non me lo ricordo, dicembre. Nel dicembre del 2019, siamo riusciti a completare la scuola. Pensavamo di impiegarci 3 anni per completare la scuola e ci abbiamo impiegato 3 mesi, 4 mesi. Mi viene da fare una domanda così diretta, soprattutto sulla base anche di quello che magari si legge. Come si fa ad ottenere questa grande credibilità per ricevere così tanti fondi? Perché comunque stiamo parlando di cifre importanti e magari senza la famosa, passami il termine, etichetta magari di grandi associazioni che si occupano di queste attività. Lavorando. Ho imparato una cosa molto semplice, che la fiducia non la ispiri mai con le parole. La fiducia la ispiri solo con i fatti. E basta. E questa è una lezione veramente importante che cerco sempre di portarmi dietro e colgo l'occasione per raccontarla. Ed è un'altra lezione che ho imparato proprio dagli abitanti del primo villaggio di Ulete, a cui tutto torna poi, no? Perché si torna sempre lì. Quando appunto ho proposto agli abitanti di cominciare a costruire insieme la scuola, ho detto ma perché non ci proviamo? C'è stato un grande entusiasmo, sì, assolutamente. Allora ci vediamo lunedì mattina in cantina. Mi ricordo che lunedì mattina faccio una bella colazione, prendo una zappa e un piccone, vado in questo campo che avevamo identificato per costruire la scuola, e quando arrivo lì non c'è nessuno. Mi aspetto 1 ora, 2 ore, non arriva assolutamente nessuno. Così vado a chiedere nel villaggio e dico, scusate, ma perché non siete venuti a lavorare stamattina? E mi dicono una scusa, mi dicono, c'è stato un funerale stamattina, quindi non si lavora. Ok, ci vediamo domani? A domani. Martedì, colazione, zappa, piccone. Vado nel campo, non c'è nessuno. Allora vado a chiedere di nuovo, dico, non eravamo d'accordo di vederci stamattina? Mi dicono, no, perché c'è stato un matrimonio. Allora ho detto, guardate, siete 5.000 persone ogni giorno, o qualcuno nasce, o qualcuno muore, o qualcuno si sposa, ma è proprio scientifico. Così il terzo giorno sono andato lì, ma non ho più aspettato nessuno, ho cominciato a zappare da solo. No? Cosa, azione più simbolica che altro, perché con le mie braccine da pollo, no? Più che altro smuovevo della terra, no? Però testardo abbiamo detto che facciamo una cosa, la faccio. E i primi ad accorgersi di me che stavo lavorando in quel campo sono stati un gruppo di bambini, che infatti non erano a scuola, che mi vedono appunto lavorare, mi vedono zappare la terra. E hanno una reazione che non mi sarei mai aspettato. Cioè si buttano per terra da ridere. Cioè si tengono la pancia, lacrime agli occhi. Era la scena più comica che avessero mai visto in vita loro. Cioè un occidentale bianco
che sta lavorando con le mani, gli ha creato proprio questa risata pazzesca, a tal punto che sono corsi verso il villaggio, che era distante un paio di chilometri. Immaginavo a chiamare qualcun altro. Io ho continuato a lavorare, infatti dopo 5 minuti arrivano correndo, che è una cosa incredibile, degli uomini del villaggio, perché speravano ancora di poter vedere quella scena del tizio bianco che stava lavorando con le mani, e infatti mi trovano ancora lì, no? A zappare la terra. E anche loro ridono, a crepapelle proprio. E da questa strada vicino al campo mi urlano, mi dicono, ma cosa fai, cosa stai facendo? E io gli dico, sto cominciando a costruire la scuola per i vostri figli. Mi aiutate? Allora in quel momento smettono di ridere. Si avvicinano e mi ricordo uno che mi prende il piccone dalle mani e mi dice, dammi qua, tu non sei capace. Così si fa. Mi fa vedere come si fa. E quella mattina lavoriamo un paio d'ore. E cominciamo a scavare un minimo le fondamenta che avevamo tracciato in precedenza, ma tracciare le fondamenta è facile. Scavarle poi è la parte difficile. Però dal giorno dopo cominciano a venire. Quattro persone, quattro uomini, come eravamo d'accordo con gli abitanti del villaggio. Cosa molto divertente, quattro uomini. Vengono questi quattro uomini, lavorano due ore e la piantano. Due ore la piantano, due ore la piantano. Dopo circa una settimana, al mattino arrivo in questo campo che si stava trasformando in cantiere, e tra un po' mi viene un colpo perché davanti a me mi trovo circa una trentina di donne. No? E mamma, stranito, dico, ma come mai, che problema c'è? E loro mi dicono, noi siamo le mamme dei bambini che studieranno in questa scuola vogliamo costruirla anche noi. E tra l'altro il lavoro è cambiato da così a così, in modo incredibile, no? Però era stato bello perché ci siamo trovati nel giro di due settimane ad avere proprio un cantiere aperto con una cinquantina di persone che stavano lavorando. E anche per me era stato uno shock, ma stavo vivendo un sogno bellissimo, e ad occhi aperti, ma per altre persone che lavoravano in quella regione e che si occupavano di cooperazione, per loro è stato veramente uno shock. E c'è una parte che racconto nel libro a cui sono molto affezionato, no? Di una cooperante italiana in Tanzania da 20 anni, che appunto gli dice, dove sei stato, non ti abbiamo più visto, cosa fai? E le racconto, diciamo, l'inizio di questo progetto col mio entusiasmo, dico, ah, bellissimo, guarda, abbiamo cominciato a scavare, stiamo facendo. E mi dice, ma tu per quanto tempo ti fermerai? Quindi dico, no, io torno in Italia, devo andare a studiare all'università. E mi dice, chi resta a controllare il progetto? E dico, no, beh, sono gli abitanti, lo portano avanti loro, dico io, in modo molto ingenuo, ovviamente. E lei mi dice, ma no, ma Michele, ma come dire, ma... E mi dice, guarda che tu gli manderai i soldi dello stipendio e loro poi non prenderanno i soldi ma non lavoreranno, cerca di spiegarmi questa donna. E allora gli dico, di cui ho cambiato il nome nel libro, no? però ci tenevo a scrivere questo aneddoto perché volevo che lo leggesse. E questa donna mi dice, no, tu manderai i soldi e loro spareranno con i soldi, con gli stipendi. E io le dico, no, Lucia, scusa, forse non mi sono spiegato. Non paghiamo gli stipendi, le persone lavorano gratis, è la loro scuola. E questa donna, trasecola, tra un po' casca dalla sedia, no? E fa una cosa molto bella, molto materna questa donna. Eravamo una festicciola a casa sua. Mi prende in disparte e mi dice, vieni un attimo con me, ti devo parlare. Mi porta su una panchina, mi fa tutta una romanzina, mi dice, tu hai un bel entusiasmo, però devi capire che sei giovane, non sai come funziona, qui le cose non funzionano così, non voglio che tu ti faccia male. Io non voglio che tu ti prenda delle facciate in futuro, quindi preferisco dirti questa cosa io adesso, così evito che tu ti faccia male un domani, ok? La cosa che ti voglio dire è, non ce la farete mai. E mi dice, non ce la farete mai. E io prendo questo non ce la farete mai e me lo tatuo dentro, anche un po' quella sbuffonaggine di quando hai 20 anni, e dico, vediamo. 7 mesi dopo, quando sono tornato, toccavo la scuola che abbiamo costruito insieme agli abitanti, che era uguale, simile, al primo progettino che abbiamo fatto con un pastello. Con le famose lezioni di educazione tecnica che sono tornate utili. Pazzesco. No, perché praticamente a un certo punto
lui si è scoperto quasi un mezzo architetto. No, scoperto che gli piaceva. Con le lezioni di educazione tecnica, quelle cose che quando si è a scuola, vedo che loro sono giovanissimi, sicuramente le lezioni di educazione tecnica ce le avete a scuola sicuro. E l'idea, spesso e volentieri, quando si è a scuola, l'abbiamo avuta tutti, loro lo stanno vivendo in prima persona, noi l'abbiamo vissuto qualche anno prima. Perché sto imparando queste cose? Che me ne frega mai di fare disegno tecnico, che non mi servirà mai a niente in futuro. E lui, in realtà tu l'hai scoperto proprio mettendo in pratica l'idea progettuale. Sì, assolutamente. Cioè tutto torna, tutto serve, tutto quello che si impara serve. E voglio tornare anche un po' alle frasi in grassetto, che in realtà sono delle lezioni di vita. Sì. Non sono quelle lezioni, io sono un insegnante, non sono quelle lezioni che fanno gli insegnanti, a volte anche un po' noiose e tutto quanto, lo ammetto. Sono stata studentessa anch'io, quindi mi metto nei panni dei miei studenti, lo so, ogni tanto capita di essere noiosi, però ci sono delle lezioni di vita che non ti può insegnare nessuno, cioè le impari solo vivendo e facendo, ecco. Un'espressione molto sicula questa, scusate, vedendo facendo, diciamo in Sicilia, quindi chiedo scusa per questa licenza linguistica. Qual è la lezione tra tutte quelle che hai citato? Magari ce n'è qualcuna che è arrivata dopo la stesura del libro, quindi dopo la pubblicazione, non lo so, quella fondamentale. Ma ce ne sono state tante. L'Africa in quegli anni è stata veramente la mia scuola di vita, anche perché ero molto giovane, no? Probabilmente la lezione più grande è stata quella veramente di non aver paura di provare, non aver paura di sbagliare. Col senno di poi mi sembra veramente la cosa più grande. Cioè noi abbiamo veramente paura di sbucciarci le ginocchia come da bambini, no? E quindi piuttosto non andiamo in bicicletta. Invece noi siamo cresciuti con tutte le ginocchia sbucciate, perché comunque una bottiglietta d'acqua, cadevamo 200 volte, ma poi ci rialzavamo, no? Quindi la lezione più grande probabilmente è quella, nel senso, ripeto, il mio campo è stato quello della cooperazione, il mio orizzonte era l'Africa, però per altri l'orizzonte può essere la musica, l'arte, la cultura, la tecnologia, tantissime altre cose. E il buttarsi, sapere di... fa sempre paura farsi male, ovviamente, però sapere che è normale e sapere che poi è importante che alzarsi nel miglior tempo possibile e andare avanti è veramente una cosa estremamente importante. Allora sicuramente imparate lì da tutti quei fallimenti che ci sono stati, no? C'è anche, col senno di poi, questa cosa la chiamo la narrazione dell'errore, a cui sono molto affezionato, quindi parto spesso quando sono nelle scuole con i ragazzi a raccontare tutti gli errori che ho fatto, dal primo, quello stupido, che sono arrivato con i pantaloncini corti, a tutti gli altri, no? Perché probabilmente condividere gli errori è una delle cose anche più liberatorie che possiamo fare. Cioè, quando si parla, mi sono chiesto un sacco di volte, ma perché parli? Perché parli tu? Perché non taci e non ascolti qualcuno che ha più esperienza, no? E spesso mi sono risposto così, che raccontare gli errori mette a mio agio me stesso, mette a mio agio chi ascolta e dà speranza, probabilmente. Ma allora a me verrebbero altre 10.000 domande, ma in questo caso mi taccio, perché non voglio parlare solo io, non voglio fare domande solo io, ma di stimoli ce ne sono veramente tantissimi. Io chiedo a chi è qua se ha voglia di fare qualche domanda, magari qualche curiosità, qualcosa che vuole approfondire, che magari non è stata detta o che magari si vuole chiedere a Michele, approfittatene qua. È vero che si è trasferita da Aosta, però esatto. Qua insomma, c'è la situazione di vantaggio, ecco, di averlo qui